Bella ragazzi, qui XWill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GT5 Online. E oggi parleremo nuovamente del DLC militare Gun Running. Come credo tutti voi saprete, la Rockstar Games una settimana fa ha rilasciato nuove informazioni ufficiali per quanto riguarda il DLC Gun Running. Non è questo il video dove andrò a parlare delle varie info. Se siete interessati a sapere le info su quel DLC vi invito a vedere un video dove appunto parlo solo ed esclusivamente delle informazioni di questo DLC. Vi lascio il link qua sotto in descrizione nel caso siete interessati. Comunque sia, la Rockstar Games, oltre ad aver scritto alcune cose riguardanti al DLC, ha rilasciato anche parecchi screenshot, tra cui uno che ha fatto veramente incuriosire tutta la community di GTA. Stiamo parlando di quello dove si vede il bunker, perché ragazzi appunto tutti si sono iniziati a chiedere: ma dove sarà il bunker? Dove lo metteranno? E chiunque ha iniziato a fare una propria ipotesi, compreso me stesso, che ho iniziato a dire che molto probabilmente aggiungevano una nuova isola dove appunto c'erano tutti questi bunker. E invece ragazzi, a quanto sembra non ci sarà nessuna nuova isola e nulla di particolare, ma questi bunker si troveranno all'interno della mappa di GTA che tutti noi conosciamo. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like per questa mega scoperta. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu, e inoltre condividete il video come matti con i vostri amici e iscrivetevi al canale per nuovi video. Allora raga, quando la Rockstar Games ci ha fatto vedere l'immagine, la prima cosa che saltava all'occhio, oltre l'entrata gigante del bunker e il nuovo veicolo militare, la prima cosa che saltava all'occhio era il cartello dove c'è scritto Welcome to Los Santos Airbase Bunker. E dietro questo cartello, come possiamo vedere, c'è un cactus, il che ci fa capire che ci troviamo a Blaine County. Però ragazzi, nonostante ciò, da questo screen si capisce ben poco della location. Potrebbe sembrare il Gran Zenora Desert, ok, però poi dietro non si vede nulla, si vede solamente una nuvola gigante e qualche lampadina sparsa qua e là. Però ragazzi, a quanto sembra questo bunker si trova vicino all'aeroporto di Trevor. Io questa fonte l'ho presa da uno youtuber americano che appunto si è messo e ha trovato la location della foto appunto dove si vede il bunker. E ragazzi, io di persona ci sono andato e sì ragazzi, vi confermo che quella lì sarà la posizione esatta dove si trova il bunker, e vi farò vedere il perché sono sicuro al 100% che questa sia la location. Iniziamo dal fatto che già l'immagine è modificata, perché infatti è parecchio sfocata. Infatti come vedete c'è la messa a fuoco principale sul cartello, e questa sfocatura comunque sia ci impedisce di vedere le montagne che si trovano dietro. Io ragazzi sono andato in quella zona e mi sono messo pure con la modalità regista, che appunto possiamo cambiare il clima e l'orario così in poco tempo. E ragazzi, e come potete vedere, la zona è esattamente questa. Da cosa lo dobbiamo capire? Allora, guardate un attimo il cactus. Vedete che attraverso il cactus si vede un piccolo pallino arancione? Quella lì è una lampadina. E poi come potete vedere si vede anche quella forma strana, che sembra essere un qualche edificio strano, invece è semplicemente un albero. E difatti poi io, mettendo giorno, riuscivo a vedere anche questa forma qui di quest'albero attraverso il cactus. Però di notte ovviamente non lo riuscivo a vedere, perché appunto l'immagine è modificata, quella che ci ha messo la Rockstar, eccetera eccetera. E poi quasi sicuramente il cactus è stato o spostato o avanti o indietro, perché mi sembra proprio che il cactus sia più vicino al paletto di legno, perché come potete vedere nel punto in cui mi sono messo io si vede sì il cactus, ma si vede anche questo paletto di legno che nell'immagine si vede. E appunto questo stesso paletto lo possiamo anche vedere nell'immagine ufficiale davanti il cartello. Come potete vedere è uguale identico, è proprio identico. E quindi ragazzi, io ne sono sicuro al 100% che questo cactus è stato spostato. Poi ragazzi, un'altra cosa che ci conferma che la zona è questa qui è semplicemente quell'altra lampadina bianca, che si trova molto vicina al suolo. E appunto questa lampadina già la possiamo anche vedere nel gioco. E infatti se guardate è praticamente uguale, cambia solo che lì è sfocata e quindi non riusciamo a vedere granché di questa lampadina, però riusciamo a capire che è quella. Ovviamente alcuni di voi diranno: ma nell'immagine si vedono delle case, si vede un altro cactus e si vede addirittura un cilindro che non so che cosa potrebbe essere, credo sia una cisterna, comunque sia bella alta. E alcuni di voi appunto diranno: ma Willy, mica possono rimuovere questi edifici dal gioco per mettere il bunker? Oppure semplicemente vi chiederete il perché noi non li vediamo nella foto. Siccome Rockstar è veramente furba, però fateci caso, dove ci abbiamo quelle due case, ci abbiamo il
cartello. Quindi ragazzi, già quelle due case sono coperte dal cartello. Poi guardate, ci abbiamo la lampadina, quella piccolina che vi ho detto prima, e subito dopo quella lampadina noi nell'immagine che ho scattato io di com'è ora quella location del gioco, vediamo subito dopo una piccola casa e poi vediamo la cisterna. Ora ragazzi, guardate un po' cosa ha combinato la Rockstar per non farci vedere anche quella piccola casetta e il cilindro. Guardate che ha fatto, ha messo il posteriore della macchina che copre la casa e poi la torretta del veicolo militare che copre il cilindro. Poi semplicemente ci abbiamo il davanti della macchina che copre tutta la parte dove ci sono tutte quelle montagne di ghiaia, e poi ci abbiamo l'entrata del bunker che ci blocca completamente la vista di qualsiasi cosa. Ora ragazzi, la Rockstar è stata veramente furbissima a creare questo screen, perché ha messo tutto veramente nella maniera perfetta per non far capire nulla. Il cartello che copre una cosa, la macchina ne copre un'altra, il bunker ne copre un'altra, e ovviamente anche l'inquadratura devo dire che è tutta doc, perché veramente io mi sono messo pure lì, ho messo un cartello a caso, come starete vedendo. Vabbè, ovviamente il cartello non è delle stesse dimensioni, però ragazzi, come potete vedere, io non sono riuscito a creare nulla di simile. E quindi ragazzi, è ufficiale, non ci saranno nuove map, nuove cose, ma la location del bunker è lì. Poi ovviamente non ce ne sarà solo uno, magari questo qui è il più importante, il più grosso, mentre poi magari ci saranno quelli un po' più piccolini, magari in città, anziché avere un'entrata del genere avremo semplicemente una botola piazzata a caso e magari non puoi metterci le auto là dentro. Quindi ragazzi, secondo me ci saranno vari tipi di bunker, quello che può contenere questo, quello che può contenere quell'altro e quello che non può contenere nulla. Quindi ragazzi, la posizione del bunker è stata scoperta. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre mi raccomando, controllate che il like sia andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu. E inoltre qua sotto nei commenti fatemi sapere se anche voi già eravate a conoscenza della location di questo bunker. Inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook, da più Instagram, del link sotto in descrizione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Questo è tutto, bella raga!